535 dei consiglieri Maffioletti e Manuali che ha per oggetto aiuti concreti per i genitori separati. Prego, consigliera Maffioletti. Grazie Presidente. Per far veloci, accogliendo quello che è l'invito del Presidente, andiamo a leggere quello che è l'impianto stesso, che il tema, che credo sia condivisibile da tutta l'Aula, credo che si possa dire così, porta in auge. Tra il resto era già stato trattato in un'altra precedente tornata, che però non era passato per due soli voti e di conseguenza anche lì dimostrazione di quanto fosse sentito il problema. La famiglia moderna ha subito e sta subendo enormi trasformazioni. Oggi rispetto al passato il padre svolge una significativa funzione emozionale e affettiva e le modalità relazionali sono diverse rispetto ai nostri padri. Oggi i padri preparano il biberon e le minestrine ai loro bambini, cambiano loro il pannolino, fanno loro il bagnetto, escono con il passeggino, eccetera. Questo nella stragrande maggioranza dei casi, poi ci sono eccezioni. La figura del padre è cambiata anche per quei padri che hanno dovuto affrontare la separazione. Nella maggior parte dei casi i padri vogliono continuare a essere presenti nella vita dei figli. Questa nuova visione della famiglia è stata accolta dal legislatore con la legge 54/2006 che dice: anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con ciascuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ormai è universalmente noto che per i figli sono indispensabili entrambe le figure genitoriali. Tutte le coppie separate dovrebbero adoperarsi per non fare mancare al bambino un equilibrato ed equo rapporto con il padre, che continua a essere un elemento indispensabile anche nelle moderne organizzazioni familiari. Si parla dei soggetti, dei mononucleari, monoparentali, di fatto, queste situazioni, cioè. Spesso con la separazione e la privazione di parte degli affetti arrivano inesorabili problemi economici. Assegni di mantenimento, spese legali, rate, un affitto impossibile. È l'odissea della separazione per tanti papà, e a volte anche mamme, che non riescono a fare quadrare i conti una volta tornati single. Ricominciare non è facile. Straziati da un fallimento che è anche economico, tra alimenti alla ex e nuove spese, molti non riescono a vivere con quel che rimane dello stipendio. Questa è una fotografia generale di 500 trentini circa, da statistiche, ma in realtà è molto di più il sommerso. In tutto il Trentino, naturalmente. Così per alcuni padri separati si aprono addirittura le porte di un mondo finora sconosciuto: dormitori pubblici, auto utilizzati come letto, mense della Caritas, dove arrivano in giacca e cravatta dopo una giornata di lavoro. Un incubo, pertanto, che diventa realtà e che oggi assume i contorni di una nuova emergenza sociale. Papà in cerca di casa, soprattutto, un luogo dignitoso dove accogliere i figli, perché in caso contrario il giudice potrebbe disporre il divieto di farglieli vedere. Nella stragrande maggioranza dei casi di separazione, infatti, l'abitazione coniugale viene assegnata alla mamma, quasi sempre collocataria, le virgolette sono d'obbligo. Agli ex mariti sfrattati non resta che la caccia a un nuovo alloggio a piccoli prezzi. Negli ultimi anni diversi comuni italiani che hanno messo a disposizione dei padri separati strutture dove soggiornare per un periodo temporaneo sono cresciuti appunto a questi comuni. Una soluzione tampone, probabilmente obbligata, ma è certo che per un adulto dopo una vita di lavoro e sacrifici trovarsi a vivere in un alloggio comune o in una comunità non è dignitoso. Allora si è provveduto con legge, dopo la legge 483-184, modificata nel 2001 dalla 149, modifiche legge recante alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento, al comma 1 si dice: il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Comma 2, le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Cito ancora nel documento la Convenzione del Fanciullo,
che è stata ratificata con legge 27.186, che l'articolo 9 dice: gli stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo, giacché è sempre l'interesse preminente del fanciullo quello che si cerca di garantire. Si legge un po' più veloce perché siamo già ai 5 minuti. Certo, arrivo dunque a concretizzare. È sorta un'associazione dei padri separati che, diciamo, ha raccolto un po' tutte le problematiche, si fa portavoce di quelle che sono tutte queste complesse vicissitudini e situazioni che ho cercato di descrivere. La cosa è molto semplice: se noi come amministrazione sosteniamo i genitori economicamente, i genitori separati, si può verificare in tantissimi casi che non abbiano bisogno di ricorrere a assistenza psicologica o legale o strutture pubbliche, ma si può dare concretezza ai loro bisogni. Come? Abbiamo trovato in comune accordo con l'assessore, che si è dimostrata molto, diciamo, collaborativa e sicuramente ha dimostrato una grande sensibilità e attenzione al tema, abbiamo insieme, diciamo, convenuto che l'impegno del Consiglio Comunale potesse essere emendato rispetto al dispositivo che era stato predisposto in una prima fase, che diventerebbe allora essere l'impegno per il Sindaco e la Giunta, emendato insieme con l'assessore, in questo modo: a migliorare e diffondere le informazioni relative alle realtà a cui i genitori separati possono rivolgersi per trovare aiuto, sostegno e indirizzo, anche per l'accesso a eventuali sostegni economici, in collaborazione con le associazioni di cittadini che si occupano del tema. 2. A dare risposte al cogente bisogno di casa in cui spesso si trovano i genitori non collocatari, tenendo conto della necessità di avere spazi decorosi per accogliere i figli, per garantire così il diritto dei minori alla bigenitorialità. Grazie. Grazie. L'assessore Plotteger. Sì, grazie Presidente. Certo, il tema è di una grave e drammatica attualità. Certamente nella situazione in cui si aggiunge alla difficile e faticosa relazione tra i coniugi che si separano, anche una serie di problemi di tipo economico, lavorativo, abitativo, indubbiamente le cose si complicano e soprattutto diventa estremamente difficile garantire, nel caso ci siano dei figli, una serenità di vita e di relazione familiare come questi figli avrebbero diritto. Quindi l'ordine del giorno, che coglie assolutamente l'importanza di rispettare ambedue i ruoli genitoriali, dove ciascuno esercita un significativo ruolo dal punto di vista educativo e non può essere intercambiato assolutamente, e nello stesso tempo il diritto al minore alla bigenitorialità, quindi cogliendo appunto questa forte sollecitazione, e nella dimensione in cui è stato corretto appunto il dispositivo, perché ragionando con la consigliera le ho spiegato appunto delle opportunità che ci sono, forse non così conosciute come vorremmo, e quindi è importante che ci adoperiamo a raggiungere, insomma, tutte le persone con le informazioni dal punto di vista delle risorse per il sostegno economico, per l'inclusione abitativa, per anche quel supporto psicologico, quell'aiuto e quel sostegno che è assolutamente necessario per ritrovare comunque un'armonia, che è sempre possibile, sia tra i coniugi con la mediazione familiare che soprattutto nella
vita di genitori con i propri bambini. Quindi il parere della Giunta con i dispositivi così presentati è positivo. Grazie. Consigliere Pisoni, prego. Sì, grazie. Io ho letto l'ordine del giorno e sono contento, insomma, che ci sia stata questo emendamento. Non sapevo, insomma, che era stato corretto, e che lo trovo assolutamente molto funzionale, e mi fa piacere perché appunto va anche nei termini in cui da una parte aveva lavorato proprio la Commissione, in cui chiedeva che rispetto a tutte le cose e a tutta una serie appunto di prestazioni, di associazioni che ci sono già sul territorio, che potessero essere, chiamiamo così, diciamo, sponsorizzate, no? Nel senso che effettivamente ci sono già tante cose che vengono fatte. È vero appunto che spesso però appunto le persone, cioè non sempre, insomma, diciamo così, le informazioni raggiungono tutti. Lo dico proprio direttamente, nel senso che anche nella mia professione mi capita di vedere purtroppo delle famiglie che stanno per separarsi, e spesso mi capita invece di inviarle ai centri, insomma, che lo fanno in forma, diciamo così, gratuita, perché ce ne sono, e lo fanno anche molto bene. Quindi sono molto contento, anch'io sono assolutamente favorevole, e nello stesso tempo anche rispetto a quello che al secondo punto, che riguarda, insomma, la possibilità di trovare degli alloggi, ripeto, anche in questo caso proprio uno dei punti dell'ordine del giorno, insomma, che era anche dove eravamo partiti proprio rispetto alla Commissione, rispetto a una proposta del consigliere Patton, era proprio quello di trovare una soluzione per, si parlava di padri, ma poi si è visto, insomma, per tutte quelle persone, insomma, in questo caso loro genitori, che possono far fatica rispetto appunto a un discorso abitativo. Quindi anch'io sono assolutamente favorevole, anzi sono molto contento, ringrazio, insomma, la consigliere Maffioletti per aver proposto nuovamente in maniera diversa questo tema e di aver accettato, insomma, quello che può essere stato l'emendamento proposto. Grazie. Grazie, l'emendamento è accolto dai consiglieri Maffioletti e Manuali, come letto nel dispositivo emendato dalla consigliera Maffioletti in accordo con la Giunta. Quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno 5.535. Prego, si può votare. Bene, chiudiamo la votazione. Un attimo per la proclamazione. Allora proclamo l'esito della votazione: 45 presenti, 40 votanti, 40 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, 5 non votanti. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei votanti.